Ieri si sono conclusi i ballottaggi delle amministrative a livello nazionale. Per la prima volta il centrodestra vince a Ferrara, ma in Campania si registra un andamento diverso. Il centrosinistra rimonta e conquista una roccaforte come Nola. Ma amministrative e politiche, amministrative ed europee, sono sempre elezioni molto differenti. L'elezione per i sindaci c'è anche molto un contenuto legato alla persona del sindaco e del suo programma. Non raramente vincono formazioni civiche. Mi sembra che complessivamente il dato nazionale un certo equilibrio tra centrosinistra e centrodestra. In Campania si registra sicuramente un'assenza di sfondamento delle destre, l'abbiamo detto più volte che la Campania è e può rappresentare sempre di più un laboratorio delle alternative alle destre, anche se dobbiamo dire che in alcuni comuni storicamente di sinistra o di centrosinistra registriamo per la prima volta la vittoria del centrodestra.